chi sei? Oh, sono Carlo Purassanta, amministratore delegato di Microsoft Italia. Qual è la strada per arrivare così in alto? Allora, direi che innanzitutto è una consapevolezza e un'ambizione che è venuto col tempo, perché non è che, dicevo, andrò a fare l'amministratore delegato, non ci pensavo affatto all'inizio. Però diciamo che ci sono creduto a fare bene le cose che ti sono chieste, è la base, cioè l'igiene di base è quando tu sei su un lavoro, su una missione, di avere la passione di farlo con eccellenza. Poi seconda cosa è di cercare sempre di andare oltre quello che ti si è chiesto, quindi cercare di contribuire al successo degli altri, cercare di quello che hai imparato di trasmetterlo e trasferirlo agli altri. Poi piano piano, quando l'organizzazione intorno a te ti dice guarda sei bravo, puoi fare di più, può nascere una sana ambizione di poter avere più impatto sulle persone intorno, di organizzare un team, di collaborare con altre persone, di fare dei progetti più grandi, e piano piano viene la voglia di fare delle cose sempre più importanti, sempre più impegnative, e continuare a farlo con l'umiltà di imparare costantemente delle cose nuove dagli altri. Ho scoperto che volevi fare tante cose, che vorresti tuttora fare tante cose. Quanto conta essere multitasking anche nel, come dire, nell'approccio alla vita in generale? Allora, bisogna sapersi concentrare molto bene su quello che si fa, però in tutte le attività, come nello sport per esempio, c'è anche la capacità di fare la pausa e di riposarsi, è molto importante, no? Quindi i grandi campioni di tennis hanno dei meccanismi mentali che gli permette di distogliere l'attenzione dalla partita tra un punto e l'altro. Quando tornano sul campo hanno un ritmo cardiaco di 15 battiti più basso del loro avversario ed è per questo che vincono. Quindi io penso che quando tu fai il tuo lavoro bene, devi avere anche delle valvole per fare altre cose. Quindi c'è chi piace la musica, c'è chi piace la lettura, comunque saper fare switch off del cervello su un'altra cosa e poi tornare con più energia. Quindi sì, il multitasking, ma non per forza quattro cose contemporaneamente, ma fare una cosa bene, poi prendersi il riposo e fare altre cose e ritornare poi a concentrarsi. Qual è il sogno nel cassetto di Carlo? Il sogno nel cassetto di adesso che sto aprendo è quello, in più dell'attività con una corporation così importante come Microsoft, ma è di avere nuove idee di business in parallelo e cercare di rendere possibile delle iniziative per portare delle nuove aziende, inventare delle nuove aziende e creare lavoro su altre attività.